Stravende, Emilio Molinari, allora, no, perché io non me ne ero quasi accorta di questa legge. Perché è passata stamattina un po' così, perché tra una cosa e l'altra, discutevano sulle code dei cani se era opportuno o no tagliare, poi è uscita questa cosa e là che non me ne sono accorta. Perché non ne hanno mai parlato. Ah, ecco, non è che sono proprio io. Che dura da 10 anni. Sì, da 10 anni, perché ci stanno provando da 10 anni a privatizzarla. E per 10 anni hanno tenuto i cittadini all'oscuro di questa cosa. Adesso allora noi cerchiamo di fare chiarezza. Facciamola, sarebbe ora. Allora, intanto ha approvato il decreto legge sulla privatizzazione dell'acqua, il governo, con il Parlamento, con 302 voti contro 263. Quindi, insomma... No, non è andata proprio così tranquilla. L'effetto è stato immediato, no, perché mi dicono anche, mi hanno fatto questo appunto, questo è successo stamattina, e le azioni di tutte le aziende legate al ciclo dell'acqua, i famosi privati, sono schizzate alle stelle. Qualcuno ha già cominciato a arricchirsi, questo è incredibile. Certo. Se l'avessimo saputo, i titoli in borsa sono schizzati. Se l'avessimo saputo, almeno compravamo qualche azione. Ma le dirò di più. Le due grandi multinazionali, Suez, Lyonnais Deso e Veolia Vivendi, il Sole 24 Ore, dico, saranno quelle che ci guadagneranno di più di tutti. Che sono straniere pure. Che sono straniere, sono francesi. L'acqua agli stranieri. L'acqua agli francesi. L'acqua ai francesi, ma come l'Italia, gli italiani? Sì, un po' come l'Italia, no? Però questa è la... Vabbè, andiamo avanti, una cosa alla volta. Allora, comunque, l'Italia già la paghiamo l'acqua, poco... Sì. Forse, lei adesso ci spiegherà, ma già la paghiamo, no? Diciamo che noi vantiamo le tariffe dell'acqua più basse al mondo, è vero? Ho visto nel 2009 la tariffa media è risultata pari a 1,29 euro per metro cubo. Esatto. Giusto? Sì, sono giusto. È finita la pacchia. Beh, questo sicuramente è finita la pacchia. Ed è vero che l'Italia ha delle tariffe molto basse. Per esempio, leggo, a Roma paga un importo, una famiglia di 3 componenti residente a Roma paga un importo complessivo di 177 euro per un consumo medio anno di 200. Quanti litri? No, metri cubi sono. Metri quelli, cubi, no? Cioè, quindi... 200 litri sono al giorno, no, insomma. Sì, esatto. Quindi sono 177 euro l'anno, per esempio invece a Zurigo ne pagano 800. Certo, quindi, insomma, certo. A Helsinki 430. Quindi siamo messi meglio noi. Sì. A Tokyo 280. No, mi fa impressione che a Parigi 740. Quindi è andata molto bene fino adesso. No, io mi sottrarrei un attimo a questa logica ferrea dei numeri. No, perché però io anche sì, ha ragione, però va anche capire capire che cosa succederà anche rispetto economicamente per una famiglia. Che succederà è sicuramente aumenterà che ci la bolletta. Saranno aumenti di una percentuale che ormai si può immaginare, vale dal 30 al 40%. Ma siamo sicuri, non è che adesso, perché poi dopo non mi faccia dire delle cose in televisione. Giura su questo divano che è vero? Sì, ma lo hanno già detto tranquillamente tutti i commentatori economici. Queste sono grosso modo, anzi è il via finalmente a liberalizzare, a aumentare le tariffe. I politici magari avevano paura a farlo. D'altronde però c'è le elezioni... ce l'ha chiesto l'Europa. Perché ogni tanto ce l'ha chiesto l'Europa. Direi prima di tutto che non è vero che l'Europa ci ha chiesto questo. Come no? Assolutamente. Dobbiamo adeguarci. Nego questa cosa. Tant'è che la privatizzazione è stata resa obbligatoria solo nel nostro paese. In nessun paese europeo è stata resa obbligatoria la privatizzazione. Non solo. In questo momento, in questi anni qui, l'Europa sta facendo marcia indietro. Ha fermato la privatizzazione, come in Germania, come in Spagna, come in molti paesi. L'hanno fermata? Fermata, cioè si sono fermati, si sono resi conto che andavano in un vicolo cieco e a delle scelte che potevano risultare poi in futuro molto tragiche per i cittadini. Non solo, ma la Francia, che è stata un po' la madre delle privatizzazioni, le multinazionali che citavo prima, sono francesi, certo. La Francia, e in particolare la città di Parigi, la grande municipalità di Parigi, sta esattamente ritornando indietro, si sta riappropriando della propria acqua, la sta rimunicipalizzando, avete presente le municipalizzate di una volta, le acque del sindaco si chiamava, ecco, Parigi sta facendo questo. Il Belgio ha fatto una legge che dice esattamente l'opposto, dice che l'acqua nel Belgio è
pubblica e deve rimanere pubblica. Ma io dico, l'Italia è sempre, ci siamo adeguando all'Europa troppo tardi. No, non li hanno esatto, avvisati. Noi siamo in controtendenza e stiamo per essere un precedente gravissimo in Europa. Poi politici magari che hanno fatto passare la privatizzazione vengono a raccontare che si devono adeguare in Europa. Se si dovessero adeguare in Europa potrebbero adeguarsi a Parigi e ritornare indietro e riprendersi tutta l'acqua. Però io una cosa le voglio chiedere, però diciamo la verità, ci sono un sacco di sprechi di quest'acqua. Adesso voglio fare un po', come dire, l'avvocato del diavolo, certo, come si suol dire. No, l'acqua non è un bene illimitato, lo sappiamo tutti, però quando no, lo sappiamo come siamo fatti, abbiamo questa sensazione che l'acqua ce l'abbiamo sempre, comunque, quindi quando uno si lava i denti lascia il rubinetto aperto, certo, cioè usiamo l'acqua e sprechiamo l'acqua, addirittura ci sono l'Italia, cioè le stime del Politecnico di Torino che parlano di uno spreco del 50% delle nostre risorse in Italia, quindi forse pagandola di più può essere che questo spreco si... Ecco, io vorrei proprio rispondere con un esempio classico e io sto qua per di questa cosa, che abbina la questione delle tariffe, che non possono essere semplici conti ragionieristiche, e la questione degli sprechi. In Italia ci abbiamo perdite di quella natura lì. Però, vediamo un attimo, la Toscana, il cittadino toscano è stato virtuoso, ha risposto alle nostre sollecitazioni, cioè del Forum Italiano dei Movimenti, di tutti i comitati che operano nell'acqua, e gli ha detto risparmiate, risparmiate, risparmiate. Hanno risparmiato. Non hanno consumato tanta acqua. Scusi, la Toscana... La Toscana è stata privatizzata quasi tutta l'acqua delle prima. Città. Prima, è già un po' di anni che è stata privatizzata. Ah, ecco, la Toscana è privatizzata. L'unica città che non è privatizzata è Lucca. Tutte le altre hanno privatizzato, tra l'altro con Lyonnaise des Eaux, la francese, presente in quasi tutte le città. Questo non lo sapevo. E questa, bisogna che lo sappiate. Quindi hanno risparmiato. Hanno risparmiato. Gli è arrivata una bella nota dall'impresa di gestione che gli ha detto: siccome le entrate sono state inferiori perché si è consumato meno, io vi aumento le tariffe. Ma no, capite no, che la contraddizione, come non è spiegabile. Forse l'hanno scritto in francese, non si è capito, no? Essendo francese la società. È probabile. Ah, perché quindi loro non. Ma i cittadini l'hanno capita subito. Hanno capito. Capito subito. Ma perché, scusi, questo però è. Tra l'altro, infatti, quello che dice lei risponde poi a quello che abbiamo letto sui giornali, perché si sono ribellati, insomma. Comuni, si sono ribellati proprio di destra, di sinistra, sì, non sì, c'è sì, sì. Davanti a questa cosa c'è una specie di... Hanno fatto persino in Lombardia dei referendum, comuni, 140 comuni, c'erano dentro di centrosinistra, di centrodestra, leghisti, eccetera, hanno fatto un referendum per dire l'acqua non ce la privatizzate. Però poi i leghisti hanno votato in Parlamento. Ecco, questa è una delle grandi contraddizioni di questo partito. Predica di questo paese, quasi. In questo paese in generale, ma in questo caso della Lega in particolare, sì. Tant'è io credo che abbia una sorta di ribellione dei suoi sindaci. Ecco, diciamo che addirittura ci sono ribellate delle regioni, so che la regione Puglia ha fatto un comitato permanente perché vuole presentare una legge che sancisca il principio dell'acqua bene comune dell'umanità e quindi di certo. Non aderire alla legge nazionale. Esatto. Ma poi se tutte si ribellano e non aderiscono alla legge nazionale, che succede? Succede che diventa un bel movimento. Noi siamo contenti se a fianco a noi presidenti di regione che fanno come il presidente della Puglia, che oltretutto ricorre alla Corte Costituzionale perché questa legge è incostituzionale, perché toglie poteri alle regioni. Ma questo però dovrà essere, non lo può dire lei? No, lo devono fare le regioni. Se ricorre la Corte Costituzionale poi dovrà dire se è vero certo. O meno. Ma noi chiediamo, Presidente delle Regioni, ricorrete alla Corte Costituzionale, riprendetevi i vostri poteri.